Dottoressa Piersini, con il passare degli anni i nostri tratti del volto cambiano ovviamente e talora assumiamo delle espressioni che possono lasciare intendere delle emozioni che magari non coincidono realmente con quello che proviamo. Questo perché anche per la forza di gravità cambiamo forma. Come funziona? Allora, è proprio vero, a volte le espressioni del nostro viso trasmettono delle emozioni che in realtà non proviamo. A tanti di noi è capitato di sentirsi dire: "Ma sei triste? Cosa ti è successo?" E in realtà non ci sentiamo tristi. E perché sembriamo tristi? Sembriamo tristi perché ci sono dei tratti del nostro viso che trasmettono agli altri emozioni contrastanti con quelle che proviamo. Ad esempio, le rughe della professoressa, chiamate in termini medici rughe della glabella, che è la zona tra le due sopracciglia, se sono troppo marcate, possono trasmettere un senso di severità, di depressione, di stanchezza e a volte sono dovute soltanto a una cosa molto banale, al fatto che per accomodare la vista, ad esempio alla luce, o perché abbiamo Certo. problemi, magari una leggera miopia, tendiamo a contrarre questa zona e a formare queste rughe in modo molto marcato. Abbiamo poi le rughe nasogeniene, quelle che vanno dal naso verso la guancia, che se sono troppo profonde, come anche le rughe della marionetta, quelle che dai lati della bocca scendono Ah, sì, quindi verso quelle lì. labbra che sembra cadano verso il basso. Esatto, un Ok. aspetto triste delle labbra, Esatto. come hanno le marionette, questo aspetto sempre un pochino stanco, depresso, triste. E a volte non ci riconosciamo in questo perché siamo persone molto attive, con Certo. un'attività sia sociale che lavorativa molto intensa e vogliamo in qualche modo distendere il nostro viso. E quindi la medicina estetica ci può aiutare in questo senso a correggere delle espressioni che parlano di noi in maniera non Sbagliata, esatto, errata, non corretta. ma questo, la medicina estetica deve aiutare a far questo senza assolutamente cambiare il nostro volto. Il viso è bello com'è, siamo belle come siamo, il fatto che possiamo sembrare un po' stanche non vuol dire che dobbiamo stravolgere il viso, dobbiamo rilassare i muscoli, non bloccarli, perché bloccare un muscolo vuol dire essere meno naturali, le espressioni vanno espresse, dobbiamo trasmetterle agli altri, ma a volte le espressioni negative vogliamo un pochino renderle più leggere, vogliamo trasmettere emozioni positive anche a chi ci circonda, anche perché un viso rilassato, un viso sorridente è sicuramente qualcosa che aumenta e migliora il rapporto empatico con chi c'è davanti, sia sul lavoro che nella nostra vita sociale. Quindi ci aiuta veramente molto. Niente, e questo ci teniamo molto a dirlo, anche proprio come scuola dell'Agorà, come la scuola di medicina estetica di Milano, niente visi troppo artefatti, niente zigomi troppo Certo. importanti, non facciamoci rovinare con queste labbra veramente esagerate, perché siamo belle come siamo, ma possiamo dare un po' di turgore alle labbra, possiamo rendere il viso meno stanco. Quindi noi, belle per la nostra età, perché Certo. essere gonfie non vuol dire avere anni in meno, vuol dire mettere su un viso di una persona, magari cinquantenne, un volume di una ventenne, c'è qualcosa che stona, anche chi non si interessa di botulino o di filler, Se ne spesso accorge, se ne accorge, ma se certo. ne accorge in modo negativo. Ricordiamoci che quando fissano troppo lo sguardo su di noi, spesso non è perché siamo interessanti, ma perché abbiamo qualcosa che non è nella normalità, non è nella norma. Lo sguardo tende a passare meno quando vede la naturalezza Certo. e a fissarsi Quando quando vede qualcosa vede di un aspetto strano. strano. E l'etica di un buon lavoro di un medico estetico è quello di trasmettere questi messaggi ai pazienti. Niente stravolgimenti, aspetto armonico, aspetto naturale, armonico per la proprietà. Grazie Grazie, dottoressa. a voi.